Ok, allora intanto prima di iniziare concedetemi di ricordare insomma Totò Schillaci perché insomma è un lutto che mi ha colpito molto in quell'epoca, insomma quel mondiale degli anni 90, per me insomma lui insieme a Vialli era l'idolo delle folle dei bambini, per cui poi l'avevo conosciuto personalmente poco, ma insomma, mi stringo attorno alla famiglia e ci mancherà. Insomma, tanti campioni purtroppo negli ultimi anni ci hanno lasciato e questo, insomma, mi ha colpito molto. Per quel che riguarda il resto, beh, per quello che è successo a Salerno ci siamo già tornati. Noi dispiace molto per i nostri tifosi, chiaramente, perché avevano fatto una trasferta lunghissima, erano in 600 e non avevo potuto festeggiare con la maggior parte di loro un successo così importante. Ci è dispiaciuto, mi auguro che non capiti più per il bene di tutti i tifosi. Poi è chiaro che i tifosi del Pisa erano venuti da tanto lontano, anche noi insomma, è stata una partita particolare, però è chiaro che c'è stato grande dispiacere per non aver potuto condividere questa gioia grande con tutti i nostri tifosi. Speriamo insomma, sia di buon auspicio e di festeggiare tutti insieme domani. Per quel che riguarda Mari ne ha recuperato, per cui per fortuna ha fatto gli allenamenti bene, insomma, soprattutto in quel settore di campo ho l'imbarazzo della scelta. Ma penso che ormai avete capito che io rischi non ne corro, né con le munizioni né con i giocatori mezzi e mezzi. Per cui chi va in campo è perché è al 100%, per cui domani in determinate zone abbiamo più alternative, perché lo sappiamo, però. Insomma, adesso pensiamo una partita alla volta, però è chiaro che le due partite in 4 giorni mi daranno la possibilità di vedere tutti e questo per me è molto importante. Però domani si vince solo se siamo 23 leoni, se abbiamo un pubblico che ci ha trascinato come sempre. Domani è la partita più complicata delle prime sette, visto che domani sarà la settima partita ufficiale, una partita difficilissima contro una super squadra, una squadra che ha un allenatore consolidato già dall'anno scorso, che è arrivata ai playoff a differenza nostra, che si è rafforzata molto come noi, che nell'ultima partita ha fatto 4 gol al Frosinone lasciando in panchina Borrelli, Mancini e Bianchi che giocherebbero titolari in qualsiasi squadra di Serie B, per cui antenne ben dritte, se no domani alle 5 avremo fatto una brutta fine, per cui noi abbiamo tante alternative in ogni ruolo, questa squadra ha bisogno di certezze, per cui abbiamo già poco tempo visto che è un allenatore nuovo. E purtroppo sono qui da poco tempo e dobbiamo affrettarci ad assimilare in fretta certe cose, certi concetti. A destra non ho problemi perché abbiamo perso 2 giocatori, è inutile tornarci importanti, ma abbiamo Touré, abbiamo Piccinini, abbiamo Arena, abbiamo Vignato, abbiamo Malacar che possono giocare lì con le loro caratteristiche, per cui insomma non sono affatto preoccupato in quel ruolo. Come dicevo prima, è una partita complicata, difficile. Quando mi dicono che firmerebbero per un pari, allora alzo le antenne ancora di più. Per cui. Una prova di maturità vera, Sì, diciamo. ma ogni partita è una prova. Noi dobbiamo continuare a migliorare, perché abbiamo, secondo me, ampi margini di miglioramento. Dobbiamo fare determinate cose meglio di quello che stiamo facendo, però insomma, sono fiducioso e Nicolas Bonfanti non c'è bisogno. Lui sa benissimo che per me la classifica canonieri conta vincere alla fine, mi conosce. Adesso non conta nulla essere davanti. Sono contento per lui perché sta facendo buone cose, ma i giocatori o il capocannoniere, un giocatore come lui che deve ambire a qualcosa di importante, dovrà avergli fatti 20 gol alla fine per le potenzialità che ha. Per cui glielo ricordo tutti i giorni, chiaramente. Ah no, beh, Marin penso che abbia delle caratteristiche particolari, ma come ho sempre detto, io devo cercare di alzare l'asticella di questi giocatori. Spesso i giocatori si accontentano e non si rendono neanche conto delle potenzialità che hanno, per cui io ho cercato di fare solo quello, però per ora le cose stanno andando nel verso giusto perché c'è grande disponibilità da parte di tutti. Per quel che riguarda Oliver, io l'ho tolto a Salerno perché era ammonito. A me è piaciuto, era la prima partita, il primo gol l'abbiamo fatto per un recupero suo a metà campo importante. E sapevo che non poteva essere al 100%, ma è un giocatore molto importante, l'abbiamo voluto per quello. Per cui insomma, mi auguro che domani
faccia una grande partita. No, Linde sta molto bene. Linde sta bene, una di queste due partite la giocherà titolare e una speriamo che entri e ci faccia vincere. Ho guardato la classifica di sfuggita dell'anno scorso dopo 5 giornate, per cui conta poco o nulla, nel senso noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, è inutile nasconderlo, però ogni partita è un esame, è una prova di maturità. Domani sono molto curioso, lo ripeto ancora una volta, di vedere a che grado di maturità siamo arrivati. Mi auguro che la gente faccia la differenza come l'ha fatta sempre quando abbiamo giocato in casa. Domani, per battere un Brescia così forte, bisogna fare una grande partita tutti insieme, fare una gara come a Salerno, una gara speciale, una gara dove ci saranno momenti in cui bisogna soffrire, dove ci saranno momenti in cui speriamo di comandare la partita e di essere di fare le giocate giuste. Per cui sono molto curioso, domani è una partita che mi stuzzica particolarmente perché è un bel banco di prova per noi.